Un saluto agli amici di Mythical Snake. Sì, avete letto bene il titolo, avete visto la copertina di questo video. Finalmente, dopo circa un anno, sono riuscito a fare modding con il mio Nexus 5X. Allora, per chi mi conosce da molto tempo è a conoscenza del fatto che io, quando acquisto un nuovo dispositivo Android, devo subito avviare la fase di modding nell'arco di un paio d'ore dal suo acquisto. Ma in questo caso è stato totalmente diverso, anche perché se avrei avviato la fase di modding con il mio Nexus 5X e non avendo nessun dispositivo d'emergenza, e caso qualcosa fosse andato male, io sarei rimasto totalmente senza dispositivo. Ma se volete sapere com'è andata, seguitemi subito dopo la sigla. Allora ragazzi, per chi mi segue su Instagram da un bel po' di tempo è a conoscenza del fatto che io nelle ultime settimane ho riparato il mio Samsung Galaxy Note 3 ed è ritornato in campo più in forma che mai. Ed è proprio di questa cosa che ne ho approfittato per fare il modding con il mio Nexus 5X, perché se qualcosa fosse andato male proprio con lui, io avrei comunque avuto il Galaxy Note 3 d'emergenza. Ma detto questo, andiamo avanti. Per fare modding con il Nexus 5X, come prima cosa da fare è avviare lo sblocco del bootloader. Quindi bootloader vale a dire comandi ADB. Quindi mi sono messo su internet, ho scaricato i relativi file ADB, configurati questi file, collegato lo smartphone al computer, ho inserito la stringa per eseguire lo sblocco del bootloader e voilà, circa 20 secondi sono riuscito a sbloccare il bootloader e fin qui tutto ok. Voglio ricordarvi che facendo lo sblocco del bootloader con qualsiasi dispositivo Android voi avete, andrà a cancellare automaticamente tutti i file al suo interno. La seconda cosa da fare era installare una recovery custom, e la recovery andava installata ugualmente da comandi ADB. Quindi per quanto riguarda la recovery mi sono affidato ad una delle più famose recovery presenti nell'ambito modding, ovvero la TVRP. Mi sono legato al sito, ho scaricato l'ultima versione disponibile, sono andato al computer nuovamente, collegato il dispositivo, scritta la stringa per avviare l'installazione della recovery e voilà, anche lei circa una quindicina di secondi per essere installata. Ho scelto di installare questa recovery perché la recovery, oltre che con gli ultimi aggiornamenti, consente di settare la lingua italiana, possiamo avere a disposizione tutte quelle impostazioni. E quindi per chi mi conosce sa sicuramente che io, quando installo una ROM sul mio dispositivo, devo formattare tutte le memorie al suo interno, altrimenti non ci sta senso fare modding né tantomeno installare una ROM in modo pulito. Altra cosa da fare era installare una ROM. Per quanto riguarda la ROM ho scelto l'ex CyanogenMod, ovvero l'attuale Lineage OS 15.1 basata sulla versione Android 8.1 Oreo. Quindi ho scaricato l'ultima versione disponibile e in questo caso dovevo farlo direttamente dal dispositivo. Quindi mi sono procurato il connettore USB-C a USB, una pendrive, salvato tutto sulla pendrive, ho collegato il tutto, ho avviato la recovery ed ho avviato anche l'installazione della Lineage OS 15.1. Ovvio che poi, quando va installata una ROM di questo genere, come in questo caso la Lineage OS, devono essere installate anche le Google App. Quindi mi sono recato al sito opengapps.org, che per quanto riguarda le Google App, beh, questo sito è fenomenale. Voglio ricordarvi che per installare le GApps, ovvero le Google App, dopo aver installato una ROM custom come la Lineage OS, dobbiamo ricordarci che il nostro dispositivo porta con sé un'architettura a 64 bit, quindi dobbiamo scaricare il pacchetto nella sezione platform ARM64, versione Android 8.1, perché in questo caso parliamo di Android Oreo, e scaricare il pacchetto nano, che comprende tutti i servizi principali di Google e va ad eliminare tutte quelle applicazioni che io personalmente non utilizzerei mai e poi mai. Dopo fatto ciò, prima di avere il dispositivo dovevo installare anche i permessi root, perché voglio ricordarvi che chi ha provato la Lineage OS, i permessi root sono attivati in modo parziale. Quindi mi sono recato al sito, nella sezione extra ho scaricato il pacchetto SuperSU, che anche qui voglio ricordarvi che per quanto riguarda il Nexus 5X dobbiamo scaricare il pacchetto ARM64, perché se scarichiamo un pacchetto diverso rischiamo di mandare i brick il nostro dispositivo. Una volta installati anche i permessi root,
ho riavviato il dispositivo, ragazzi, credetemi, circa un minuto la ROM era già bella e pronta. A quel punto ho fatto la prima configurazione e sono partite le personalizzazioni, che magari vi porterò un video delle mie personalizzazioni più avanti. Adesso parliamo solo ed esclusivamente della ROM. Quindi, una volta che l'ho installata, ho voluto vedere se ci stavano tutte quelle gesture che mi offriva il sistema stock di Google. Quindi sì, mi sono ricaduto nelle impostazioni, ci stava tutto, ragazzi, credetemi, ci stavano tutte quelle gesture, forse anche qualcosina in più. Quindi il sensore delle impronte digitali funziona bene, posso avere tutte quelle gesture a disposizione tramite il sensore delle impronte, come tirare giù la tendina delle notifiche, quick settings e riportarlo su. Ma una delle cose che a me piace tanto per quanto riguarda le ROM custom è il pulsante d'accensione. Con una lunga pressione, se attivato dalle impostazioni sviluppatori, possiamo scegliere il riavvio avanzato. Quindi una lunga pressione possiamo avere tante di quelle opzioni, che oltre allo spegnere possiamo eseguire uno screenshot, catturare tutto quello che avviene sul nostro display e mandarlo addirittura in modalità aereo, ciò che non permetteva la ROM stock di Google. Ma la cosa più bella sta nel pulsante del riavvio, che oltre ad eseguire un riavvio normale possiamo eseguire il riavvio sia in recovery e sia in fastboot. Quindi, ragazzi, credetemi, fare del modding con questo dispositivo, beh, sono stato veramente contento, perché sono riuscito a recuperare anche alcune applicazioni di sistema che prima nella ROM stock di Google non erano presenti, di cui l'applicazione Galleria, che mi consente di interagire direttamente da essa e non da Google Photo. E sono riuscito anche a recuperare il registratore vocale, che è molto fondamentale per quanto riguarda l'audio di questi video, e sono riuscito anche a recuperare l'applicazione che mi consente di catturare tutto ciò che avviene sul display. Quindi cosa ci ho guadagnato nel fare modding con lui? Sicuramente ci ho guadagnato memoria, prestazioni, fluidità, stabilità di sistema e soprattutto durata della batteria, che se prima con la ROM stock di Google dalle 8 del mattino arrivava a circa 4, al massimo 5 del pomeriggio, beh, con lui sono riuscito ad arrivare oltre le 23 di sera. Quindi devo dire che l'ho migliorato molto sotto questo aspetto. Ho deciso di fare modding con questo dispositivo perché, per il semplice fatto che circa un mese fa mamma Google purtroppo ha deciso di abbandonare gli aggiornamenti sia per quanto riguarda Nexus 5X sia per quanto riguarda Nexus 6P. Quindi se possedete uno dei due dispositivi, beh, vi consiglio caldamente di avviare la fase di modding. Per quanto riguarda Nexus 5X, se ne possedete uno e volete farci anche voi del modding, qua in basso nella descrizione vi lascio tutti i link alle istruzioni e tutti i link per poter eseguire il download dei file di questo dispositivo. Adesso sono proprio curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti e cosa ne pensate del modding con Nexus 5X. E se vi piacciono questi tipi di video, fatemelo sapere sempre nei commenti, e nel caso vi fosse piaciuto lasciate un bel pollice in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questi video, perché aiutano molto il canale. Sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo. E qui voglio dirvi un'altra cosa: Instagram ha lanciato il suo nuovo servizio Instagram TV, quindi IGTV. Magari non so se riuscirà a portare tutti questi video, vabbè, sto comunque provando questa nuova piattaforma. E già lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!